Si avvantaggia Roby Alka su Red Mile Font, che cerca di rientrare, poi Rushby. Insiste Roby Alka su Red Mile Font, si avvantaggia, passa a condurre in 200 metri, è leader. Squalifica per Rushby fallosa sull'attacco della piegata, e Rebeldia cerca di sistemarsi in terza posizione. Lo fa superando Radames Jet dopo meno di 400 metri. Intanto il quarto iniziale in 28 da parte di Roby Alka, Red Mile Font in scia, poi Rebeldia. Ancora Radames Jet in coda, Rangona Jet. Cerca di moderare l'andatura, una volta al comando Roby Alka, 44,2 comunque i primi 600. Seconda posizione per Red Mile Font, poi ancora Rebeldia, Radames Jet e Rangona. Situazione statica che non cambia nemmeno dopo 800 metri di gara, poi la mossa di Rebeldia dalla posizione di retroguardia, la segue Rangona Jet. Cavalli intanto che hanno completato in 1 minuto e 7 decimi gli 800, c'è stata una sensibile diminuzione del ritmo. E ora si arriva al chilometro in 1:15,9. Rebeldia al sediolo di Roby Alka, che ancora non ha allungato, alla corda c'è Red Mile Font, in coda Radames Jet, all'esterno Rangona Jet. 400 alla conclusione, con Roby Alka in vantaggio, Rebeldia all'esterno, si trascina Rangona. 300 al palo, cambia nulla, con Red Mile Font sempre chiuso in corda, mentre Rangona Jet accenna la terza ruota, ma a questo punto schiaccia sull'acceleratore Roby Alka. Red Mile in seconda posizione, si appresta allo sprint insieme a Rangona Jet, ultimi 100 di gara con Roby Alka, che nel finale controlla Radames Jet, all'interno si infila bene, secondo posto che finisce forse a Radames Jet, all'esterno c'è Rangona, i due molto vicini. La vittoria non sfugge invece a Roby Alka, che una volta al comando ha gestito fino al chilometro, allungando poi in progressione per vincere nettamente, quota di 2,83 al totalizzatore, a chiudere 29,2 per il vincitore. Andiamo a rivedere le fasi conclusive. Successo netto per Roby Alka, per il secondo probabilmente all'interno è Radames Jet, che ha ragione di Rangona Jet.